Terre, sapori e vini ancora in vostra compagnia, amici cari, dalla provincia di Treviso, a soli 3 chilometri da Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia, c'è Castelcucco, che è un comune in cui noi abbiamo trovato un'azienda agricola che si chiama Pat del Colmel. Lino Fornera al mio fianco. Lino caro, Pat del Colmel cosa vuol dire? Allora, noi siamo in questo colmo di una collina, dove... esiste questo borgo, un borgo rurale, storico, antico, dove vivevano tutti, tutte le famiglie erano Forner, cui soprannominati Pat. Ah, ecco, Lino, qui parleremo chiaramente di vino, ma già il tuo nonno faceva vino, vero? Per Bacco, sì. Eh? E adesso c'è anche tuo figlio Matteo. Adesso c'è mio figlio. Ecco. E speriamo ci sia anche il nipote, perché abbiamo un nipote. Perché no? Attualmente Lino con Gabriella, la signora, e il figlio Matteo. Allora, ho detto vino. Intanto parliamo della Recantina, questo vitigno meraviglioso che è stato riscoperto e che, se non sbaglio, esisteva già prima della Glera, perciò prima del Prosecco. E beh, sicuramente sì. Ancora ai tempi della Serenissima. Hai visto? Sì. Ed era un vino... pregiato a quel tempo, perché qui nei Colli Asolani è un vino che dà soddisfazione, è un vino che viene bene, che piace, che piace. Bello il grappolo, bella l'uva, ma soprattutto un bel colore e al palato. Che vino è la Recantina? È un vino che si presta a bere sia giovane che stagionato. Può andare che, avanti che invecchiato, tempo. Può andare avanti in molti anni, perché è un vino... un vino con dei caratteri forti, forti, però ha dei tannini esili, ecco, che si presta a bere anche giovane. Invece andiamo un attimo in vigna, che terreni abbiamo qui? Qui abbiamo un terreno argilloso, parecchio argilloso, sì. Recantina, ma naturalmente anche qui siamo nella patria dell'Asolo Prosecco Superiore di OCG. Sì. Dai, dimmi due parole su questo vino meraviglioso. Abbiamo avuto un benemerito dalla regione e dal ministero, certo, per questo evento, che siamo molto orgogliosi di avere un vino di OCG. Che risale al 2011. 2011, sì. Senti in bocca, dai, questo Asolo Superiore. In bocca è fresco, piacevole, è un vino fruttato, è un floreale. Tutto pasto, però, Tutto pasto, sì. Dall'aperitivo a fine infatti. Pasto... tranquillamente si può consumare. Senti Lino caro, io ringrazio te, tua moglie Gabriella, il figlio Matteo, naturalmente la famiglia, grazie per aver aperto le porte della vostra realtà alle nostre telecamere, per l'ospitalità, per i grandi vini che ci hanno fatto conoscere, soprattutto per la Recantina, perché stiamo parlando di un vitigno riscoperto, e questo noi di Terre, Sapori e Vini lo abbiamo un po' nel cuore quando riscopriamo qualche cosa di buono, di bello della nostra bella Italia. Rimanete sempre con noi, con i nostri viaggi.